Parlo della 22 perché secondo me è strategica rispetto a tutto ciò che è stato detto fino adesso. Quindi la Camera di Commercio condivide questa linea, apprezza il lavoro che viene fatto e che è stato fatto. Siamo in linea con i traffici ferroviari rispetto all'anno scorso, ma abbiamo aumentato notevolmente l'intermodalità, nel senso che oggi c'è il record dei traffici intermodali su ferrovia e questo è un dato importantissimo perché l'intermodalità è il core business del quadrante Europa. Quindi nonostante ci sia stata una diminuzione del traffico auto, per esempio, che è stata una contrazione della produzione in Germania, noi abbiamo incrementato il traffico intermodale che per noi è il vero cuore, ripeto. Con un'altra nota di soddisfazione che abbiamo aumentato anche il traffico interno, quindi non solo da per la Germania e il Nord Europa, ma siamo riusciti a catalizzare anche nuovi traffici da e per i porti italiani, che questo è uno degli obiettivi più importanti che mi sono dato al mio insediamento. Oggi abbiamo dato anche un'altra buona notizia, che il Comitato di Valutazione Economica del Mondo Ferroviario, quindi della Holding Ferrovie, ha approvato il piano finanziario del nuovo terminale, trovando un capitolo di spesa per fare l'opera. Quindi, oltre ad aver approvato i progetti, adesso abbiamo anche le risorse. Questo deve essere per il futuro una grande soddisfazione, perché nell'arco di 4 anni mi do come obiettivo sarà realizzata quest'opera. Presidente, anche dalla provincia, la sua presenza qui per ribadire la fondamentale collocazione strategica di Consorzio ZAI. Sicuramente per il territorio della città e di tutta la provincia è un elemento di sviluppo che noi come soci, naturalmente in maniera diretta, ma soprattutto come amministratori pubblici, consideriamo e attenzioniamo, esprimendo quello che è per i dati 2019 anche un gradimento significativo. We'll be right back.